Mio padre, dice questa persona di 84 anni, ha una diagnosi di mielodisplasia. La citopenia riguarda tutte e tre le linee cellulari. La piastrinopenia è progressiva da circa un anno, adesso si aggirano sui 20, 20.000, penso, o 200.000 perché ha messo 4 zeri. Piastrinopenia, 20.000. 20.000, infatti. Esiste una terapia da contrastare per contrastare la riduzione delle piastrine? Approvata? No. Approvata no. Allora, come abbiamo sentito prima, l'anemia è diciamo, la citopenia più frequente e anche la più semplice da trattare perché abbiamo il farmaco che è l'eritropoietina. Per quanto riguarda la piastrinopenia, se questo paziente ha una mielodisplasia a basso rischio, quindi non deve fare un trattamento con azacitidina, attualmente ci sono dei protocolli, ci sono stati dei protocolli di studio con dei farmaci per stimolare la piastrinopoiesi, quindi la costituzione delle piastrine nelle mielodisplasie, però attualmente di approvato non abbiamo alcun tipo di farmaco né in legge 648 che consente appunto di dare il farmaco né in approvazione. Quindi ci auguriamo che vediamo dalle risposte di questi studi sperimentali che cosa verrà fuori. Quindi la nostra chiave di volta è sempre la ricerca. La chiave di volta è La sempre la ricerca. La ricerca, sì. 648, per chi non lo sapesse, è l'uso compassionevole per cui viene data la richiesta di uso fuori off-label di terapie per quando non sono ancora approvate, no? Per Sì, poterlo utilizzare, no? con efficacia, diciamo, comprovata Comprovata per altre, esatto.